C'è un muso tutto nuovo e trovarne una uguale alla tua parcheggiata nei dintorni sarà difficile perché ora è più personalizzabile. Il nuovo trucco esterno porta vento di nuovo anche dentro. Alla proverbiale praticità francese, la nuova C3 Aircross aggiunge anche infotainment e sicurezza migliorati, ma anche un comfort inedito, assecondando quell'approccio vellutato alle asperità che ogni Citroën sa garantire. Ecco quattro cose di lei che dovete sapere se è una B-SUV che state cercando, più un Neo, ma di questo vi parlo alla fine. Le matite dei designer hanno lavorato soprattutto sul frontale, ora più serio e rigoroso. I proiettori inferiori si sono assottigliati e allungati, mentre il paraurti è stato completamente rivisto. Per fortuna sono rimaste ampie protezioni in plastica nera su archi passaruota e fascione posteriore, così i piccoli urti da parcheggio non fanno paura. La tavolozza colori comprende tre nuove tinte, come questo grigio khaki. Insieme al tetto a contrasto bianco-nero e a specifici pacchetti di personalizzazione esterni, ci sono ben 70 combinazioni di colore possibili. Alle mamme e ai papà farà piacere sapere che è stato mantenuto il divano scorrevole, per una capacità di carico che spazia dai 232 ai 421 litri. Davvero niente male. Centimetro alla mano, chi siede dietro ha sempre lo spazio che serve. E tanta luce se si sceglie il tetto panoramico. I bimbi possono ripararsi dal sole grazie alle tendine a scomparsa e non manca nemmeno il bracciolo centrale che funge da botola per caricare gli sci. Abbattendo a tavolino lo schienale del sedile anteriore destro si possono caricare oggetti lunghi fino a 2,4 metri, un piccolo record fra le B-SUV. Rivisto e più pratico da usare l'infotainment. Lo schermo touch raggiunge i 9 pollici, prima erano 7, e conquista comodi tasti fisici che fungono da scorciatoie per tornare al menu principale e accedere alla schermata da cui si gestisce la climatizzazione. Presenti ricarica wireless e connettività Android ed Apple via cavo. Volendo c'è anche l'head-up display a colori. La posizione di guida è sempre lei. Alta sulla strada regala una bella sensazione di controllo, ma la comodità passa anche dai sedili, che qui si chiamano Advanced Comfort. Il design ricorda volutamente quello di alcune poltrone anni 70, ma è l'imbottitura a fare la differenza, grazie allo strato di schiuma ad elevata densità alto 1,5 cm. Così il corpo è ben sostenuto, ma allo stesso tempo è coccolato con tanta morbidezza. Pur non potendo contare sulle sospensioni progressive che montano altri modelli della gamma Citroën, la C3 Aircross assorbe con grande dignità la maggior parte delle asperità che si possono trovare sulla sede stradale, ed è pure piuttosto silenziosa. Insomma, la qualità della vita a bordo è alta. Il 1200 turbo benzina da 131 cavalli si fa notare per la sua bella verve. Riprende bene anche grazie alle doti del cambio automatico convertitore di coppia a 6 marce, vellutato anche lui come l'assetto, ma nei passaggi marce. Il capitolo sicurezza prevede la frenata automatica d'emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e della stanchezza del conducente. Gli assistenti al mantenimento di corsia e traiettoria non sono disponibili, così come il regolatore di velocità attivo. In manovra, la telecamera posteriore aiuta a individuare eventuali ostacoli. La tranquillità di guida passa anche dalla possibilità di affrontare qualche tratto di fuoristrada facile o facilissimo. A gestire la risposta dei controlli di stabilità e trazione pensa il Grip Control, che permette di affrontare con cuore più leggero un po' di sabbia, fango o di neve. Non bastasse, si può avere pure il dispositivo che mantiene automaticamente la velocità in discesa. Un aiuto in più. Una macchina per famiglie come questa e con un abitacolo così spazioso, le bocchette dell'aria posteriori sono un obbligo e qui mancano. Chi siede dietro può ricaricare i propri dispositivi portatili soltanto attraverso una presa a 12 volt. Una USB ci sarebbe stata molto bene. Ecco allora le quattro cose più una che dovete sapere sulla Citroën C3 Aircross. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti qui sotto.